Ahuè, amici e non, Tipest 2021. Ebbene sì, ragazzi, ditemi che cazzo volete, ma io in quella cacata di demo, i football 22, io mi scasso tre quarti di coglioni, ragazzi. So sincero, mi stufa, mi rompo i coglioni, non mi diverto, non mi gasso, non riesco a gastimare perché non so che cazzo vedete, si vince facilmente, è troppo lento, è macchinoso, non c'è MyClub soprattutto, ragazzi, perché mi piace portare MyClub. Spacchettamenti, competizioni nuove, e questo piace alla stragrande maggioranza di chi mi segue, ragazzi. Quindi detto ciò, nel frattempo abbiamo fatto gli accessi giornalieri, spacchettiamo nuovamente un iconic del Milan, sperando di trovare Kakà, giusto perché lo proviamo, perché qui ce li ho tutti, tranne Robson. Lizarazu, dom, ieri Lizarazu. Ieri Lizarazu. Perché questo ce l'abbiamo. Alonso ce l'abbiamo. Sì. Il Mancini ce l'abbiamo sia il terzino che Beckham, l'altro Beckham. Qui abbiamo trovato i Pippo. Vediamo chi cazzo. Tanto grazie le monete, chi se ne fotte. E detto questo, ragazzi, saluto tutti, belli e brutti. Aspettiamo, aspettiamo che esca il nuovo MyClub. Ma ci vuole minimo un mese, ragazzi, un mese. Da palla nera, Cestri. Vaffanculo, va. Raga, non ce la faccio io. Devi fare poi in quella là 20 partite online entro ottobre, non mi ricordo, raga, ma sì, non. Se no ne farò una al giorno. Che cazzo. Un attimo che sto rispondendo a quella ciola morta di Demis. Ma vabbè, facciamo un giro qui. Ogni tanto qua 50.000 GP con Zoom. No, 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 tanto non mi fa avuto un cazzo. Queste GP tanto per un mese servono ancora. Allora, ragazzi, ce andiamo a fare. Ho uno, due partite bellissime nelle challenge. Tanto vedremo che ci sono i bruci. Ah, ho fatto una sconfitta su 12 o 15 partite. E vedete che qua ci sono altri bruciati. Guardate come troviamo subito l'avversario. Che vedo di raga, io non ce la faccio a fare. Non mi piace, raga, mi stufo, mi rompo, non trovo stimoli. Non, io ho bisogno di buttare veleno, di incazzarmi, di gastimare, di dire ma do quanto fa schifo sto gioco, ma non solo, raga. Poi oh, vi volete iscrivervi, che mo' mi avete fatto veramente. Vi ringrazio delle visualizzazioni, piccole visualizzazioni che sto avendo, però. Cerchiamo di fare di più, ragazzi. Dai, che cazzo vi costa? Vogliamo trovare un avversario? Grazie. O dobbiamo stoppare e ci vediamo quando troviamo un avversario. Che dite voi? Facciamo così? Facciamo così? Aspetta un altro po' e stoppo, dai. Faccio ripartire la cosa quando esce l'avversario. Ok, come l'ho detto, avete visto? Seco. Italiano. C'è quella cazzo, sconfitti in mezzo. Vabbè. Va bene. Come sapete, io porto sempre tutti i giocatori possibili immaginabili. Oh, minchia Romario, come sta? E facciamo giocare.
Mettiamo Romario. Sta giocando Salah e qui mettiamo Mbappé. No, Cristiano Ronaldo. Giochiamo così, raga. Andiamo così a giocare. Ok. Vedete bello con lo scores che non è iconic. È leggenda normale. Mettiamo difensivo lui. Mettiamo contropiede Ronaldo che voglio che sia bello avanti. Mettiamo contropiede Salah che deve stare avanti. Quello dall'altro lato. Attacco, questo sembra nuovo perché vedo giocatori che Lanzas manghi la sua assistenza. No, attacco, facciamo così. E sì, ma chi cazzo batte poi? Facciamo così. Allora, rigorista, mettiamo CR7, destro. Mettiamo scores, sinistro, mettiamo scores. Corta, mettiamo il buon Lothar. Lunga, mettiamo scores. Capitano, Donnarumma. Gigione. Stadio come tutto casuale tranne l'orario. Divise mettiamo quella storica qui e questa qui. Buona partita a me. Volete vedere che uno fresco fresco? Guardate. 202 partite. Forza ragazzi, andiamo. Raga, mi mancava giocare a PES 2021. Puttana maiala. Me mancaf, faf, faf. Sto vedendo una cosa, ragazzi, arrivo subito. Quanto cazzo l'abbiamo criticato sto gioco, io in primis, ma faceva parte anche del gioco, ragazzi. E poi devo aspettare. Andatevi a vedere tutti i miei video. Io l'ho sempre detto. Per avere il nuovo PES dovremmo aspettare Natale, ragazzi. A me questo mi manca. Correre, gastimare, buttare veleno. Script, lag. Vabbè, lag non li vedremo più. Almeno penso, visto che ci saranno i server dedicati. Questo mi piace. Rincorrere il pallone. Vai, 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 vai. Questo mi manca, vedi, questo, non fa niente che la perderemo. Ma tu, questa dove ti dà la casa? Vai, Gigione, vai! Oh, oggi avevo un paio d'ore. Un paio d'ore. Guarda, è che stiamo in casa degrazione. Purtroppo, raga. È così. Bomba di Salah. Mattacci tua. Vediamo con lo scatto se riusciamo a fare il gol. No, gli allarghiamo e L1 cross. Madonna mia, com'è che non è gol? Scusa. Raga, poi non riesco a fare le partite su. Cioè, non che riesco a fare, una giornata la faccio di Football 22, giusto per tenermi in allenamento, ma portarlo, raga, non mi piace, non lo so che voi direte, ma farei più visualizzazioni, più iscritti. Raga, io aspetto il momento giusto, quando uscirà il nuovo MyClub, andremo a spacchettare nuove competizioni, andremo alla ricerca di leggende, iconic, penso, ci saranno le nuove iconic, le nuove leggende, non lo so. No, questo sicuramente un secondo account mi sono scordato di andare a vedere, perché di giocare sa giocare, non fa niente che ha più sconfitte di vittorie, ma sa giocare. Ovviamente con la squadra di merda è giusto che abbia più sconfitte questo. Prendila, Hernandez, Capocchia. Beh, direi di andare ad attaccare, dai. Forza. Andiamo ad attaccare che già mi ha rotto i coglioni, Giovano. Ah, bene. Sì, non è fallo, bellissimo. Andiamo. Manolas. Dai, vado avanti con gli uomini. Vabbè. No, 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 tranquilli, raga, tranquilli, tranquilli. Tranquilli, adesso andiamo a fare i gol. Tu vorrebbe fare il fallo. È un secondo account, raga. Poi andiamo a vedere che è un secondo account. Come poi su un terzo, un quarto. La gente tutt'oggi è ancora bruciato sto gioco.
Vedete, queste cose mi mancano. Vedere queste cose, fare veleno, dire, ma do come è scriptata, come... Eh? Che cosa sta qua? Quanto sei bruciata? Perché non giochi col tuo account? Così ti vergogni che la gente dirà, guarda, qua sta giocando ancora a questo. Dai, andiamo a fare sto cazzo di gol. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene. È tutto solo davanti alla porta. C'è spazio, prova. Il portiere si è Avete visto che mi ha mosso. mosso il portiere? È stato Va sorpreso a dentro il ballare a campo. raccontare un altro coglione che non sei altro, perché sei un Sì, coglione. vabbè. Secondo account, mamma mia, raga. Dalla E dietro, ci deve perfetto. restare. E bomba di Hernandez, no, eh? Tuo fratello Sì, forse avrebbe messa dentro la palla. valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Salta! Pallone Meno male che intercettato, c'è sempre lui, stretto. Batman, raga. Guarda, L'azione poteva diventare davvero a pericolosa. uomo sta giocando sto pezzo di merda. Scholes. Mostrano un buon controllo del gioco. Salah. Pericolo in aria. Romario. Quanti ne aveva dietro? Avete visto? E Avete si visto trova quanti ne davanti aveva a dietro? Sabitzer. Che bruciato del cazzo. Prova la verticalizzazione. Gol della merda! Pensavo Non c'è guardo in porta. che 1-0 per il Bayern di Monaco. Un gol tiravo, eh! Diavolo, c'è il facile, secondo account, facile sto da facendo solo gestire. fuori di merda. La difesa Strada tocca bene, statale terza linea 190, come liberta, io un fa? giocatore come SS. lui. Andava marcato stretto. Punteggio di 1-0 alle Fonti. Ha segnato un giocatore spesso presente Chi è? all'appuntamento con il gol. Scusate un attimo, devo vedere una cosa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Vabbè, va. Il nuovo Beckenbauer, Ayrton. Ayrton Questa Senna occasione abbiamo. verticale. Guarda quello, sta Questa occasione. solo! Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato C'è alla quarta sempre lui, minuto. Batman. Punteggio e quindi di 1-0. Sull'Orient, ma cacca giù, cazzo! Sembra quello degli europei, non quello di... Dai, raga, ma qua. Ma guarda! Avranno l'occasione di rendersi Porca pericolosi in area. puttana di una zoccola in calore, scusate. Che cazzo è quello? Livello 43. Ah, vabbè, va. Ha livellato i giocatori palla argento, palla di bronzo, che sono i più buggati. Ma ci vuole tanta, tanta pazienza, raga. Sbroglia solo parzialmente, prova a verticalizzare. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Sono finiti i primi 45 minuti, Perché qua squadra se che perdi ti sfiora togli il pareggio 13 dopo punti. un pezzo. Ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre Quanto sono cazzo mi pareggiate mancava dopo giocare 25 questa per minuti. 2021, Cristiano raga. Ronaldo messo a segno finora, ma la partita è ancora Dai, non aperta. mi fa pure tu il bug, La squadra sta eh. Che giocando palle, bene, cioè cercando di ancora rimanere a senza top dove palla. queste I passaggi sono cose precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente. Romario! Il pallone dentro! È un doppio vantaggio per loro. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E dai. Beh. E si riparte da un netto 2-0. Si trova nella Ma posizione ideale non per era. decidere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperarlo. Cerca spazio. Ma si Infatti cacca questa tu, potrebbe camodiamone nella essere stambat, un'azione mo. rischiosa. Mo, c'è così, eh. Oh. C'è La linea sempre lui. difensiva oggi è difficile No, da controllare. Batman, che cazzo mi Sabitzer combini, ha gol, segnato. 2-1. I due qui non si sono C'è toccati in Gigione. un'azione Raga, ho decisiva. notato, e non mi ricordo chi me lo disse di fare così, che Prova da Sala. quando ho messo capitano il portiere, cioè non... Ditemi che cazzo volete, ma noto delle cose assurde, come... Cioè, fanno il loro. Realmente il loro, Ai ai, stanno correndo di Cristiano Ronaldo. eh. Grande parata.
Le multe da tanto, vabbè, va. Ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. E sulla palla i compagni aspettano e tra. Quindi tutti su li ha messi. Perfetto. La gioca sulla destra. Ora Scholes. Palla verso il centro dell'area. Cerca il tiro. Ma tocca e bomba, ha tirato. Vediamo, l'ha messi su di nuovo. Metti tutti su. Aia, sarà. Stanno tutti bene. Che cazzo cambia fa? Però 2-0 è brutto e pericoloso ancora. Oh, no. Ok. Cambia gioco. Sì, perfetto, l'ho visto, raga. Il Bayern Monaco potrebbe anche tirare. Questo me lo devi spiegare, sarà sto stop di merda, eh. Gol. Scodella in avanti. Ecco Romario. Poi li gioca. Non andare, perfetto. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ottimo il fraseggio. Cristiano Ronaldo. Può crossare in aria. Proviamo con le R2 con Scholes. Perché è fuori gioco? Oh. Vabbè. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chissà di discendere. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Trova Salah. Ma chi è quello là? Non ho capito. In profondità. No, non vuole che faccia il 2-1 perché poi allunga il piede verso è fatto, cioè io ho fatto fa. Vabbè. Se ne avvede l'arbitro. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Ha segnato, i tifosi gli tributano il giusto applauso. Ci stai perdendo e metti le tacche giù. Parata di gol da la butti fuori, mi auguro. Ma che cazzo? Lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza dimostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La conclusione. Vabbè. E te lo meriti. Di mancanza di lucidità, vedi Fabio, questo fallo doveva essere. E qua se vinciamo 4 punti da forza. Mohamed Salah a giro, tira a giro, tira a giro, tira a giro, che Salah, minchia. Oh, da quando è uscito il football 22, tutti i parassiti, tossici, bastardi, lagatori sono andati a vocciole. Che bel gol, raga. Continua a fare i falli, va, bruciato del cazzo, va. Tossico, guarda quanti falli ha fatto in un'azione, guarda. Pensavo, guardate qua, l'altro fallo fa guau. Shbaum! Gliel'ha fatta la collega. Mamma mia, ha quittato! A ottobre qui c'è gente che quitta, no, non ci credo. Ha quittato. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Vai alla raccione, va. 4 che ha detto, raga, 4 punti. Ma voglio vedere questo, se è un secondo account. Secondo account, ragazzi. Era un secondo account. Che pagliacci. Vabbè, grazie. Prendiamoci altri. Questi altri.
5 per 4.000. Quindi, detto ciò, se faccio questo, va? Allenamento. E chi c'ho da finire qua, raga? Allora. Questo 11 livelli, raga, ma vaffanculo. Inzaghi 3 livelli. 3 livelli, Zaghi. 2. Che è successo, raga? Avete visto? Velocità, ecco. Poi abbiamo, facciamo così. Abbiamo questo da finire. Sempre andando, sta sto trabò. E poi che abbiamo da finire ancora? Vedete, mi vorrei rispetto agli altri anni. Gli anni passati, che poi sinceramente devo ritornare negli altri i football che ho per fare la stessa cosa, convertire tutti. Vabbè, ma dai, che cazzo serve? Vabbè, dai, volevo provare. Tiago, allora questo ci vuole 3 livelli. Questo che te lo dica fa, la tua abbiamo fatto. Questo vuole 11 livelli. Ortacci, tu Gascone, ancora devo finire. Ok, ah, sono fatti. Mamma mia, che te lo dica fa qua 2 livelli. Questo 8 livelli, 6 livelli lui, qua un livello, qui 6 livelli. Assa, raga. Ma io do a lui intanto. Chi è? Un livello salirà sicuramente. 2 livelli. E sta 88 ancora. Vabbè. Manisha, solo chiacchiere distintivo, raga. Vai, troviamo un altro avversario. Raga, stop alla registrazione. Ci troviamo al prossimo avversario. Trovato, ragazzi, trovato l'avversario. Vediamo. Marapulaz. Non è italiano. Italiano. Buono, merito due questo. Cazzo. Ma ragazzi, vinciamo questa. Poi parliamo la quinta di fila. Interessante. Vediamo un po', aia, mettiamo il buon Gomez, mettiamo qui lui, ok, terzino sinistro, mettiamo, oh, Donnarumma, lasciamo Donnarumma, stanno tutti per Roma, minchia, madonna mia, ragazzi, giochiamo così, spacchiamo il mondo, mettiamo difensivo sempre lui, adesso mettiamo difensivo lui, poi mettiamo contropiede sempre il Karl-Heinz Rummenigge. Contropiede sempre, mettiamo Holland questa volta. Rigore, attacco 1, 2 e 3. Rigorista lui. Però scusa, attacco, mi sono tutti i coglioni. Scusa, eh. Ma ci porto Pujol. Rigorista lui, destro lui, sinistro lui. Punizione lui, corta lui, lunga lui. Capitano, lasciamo Gigione. Stati, sempre casuale, divisa, sempre storica. Perché Barcellona? Perché Barcellona? Vabbè. Ok. Vediamo se il secondo account pure lui. No. Azzo, ha più sconfitte che vittorie. Benissimo. Prepariamoci a fare veleno qui. Nel frattempo sto preparando la copertina, sperando che nessuno si lamenti. Ecco, amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni vabbè, dopo la perfette per una faccio. bella partita di pallone, sia per Andiamo. amici che a questi livelli professionistici. Ecco qua. I giocatori insieme ai tifosi vorranno Bene. vedere i loro sogni volare alti verso il Gomez.
E che fa l'ho fatto? Dai, mi stai prendendo per il culo. Ma che fa? Tira questo. No. Fa lo schema. Cazzo. Dai, non mi fa vedere le play, che palle. Ma perché sto giocando? Ma stai giocando in... Ma perché sta sto pallone di nuovo, raga? Mica, tu sei taccheggio a me, sono qua. Devo cambiare di nuovo il pallone, oh. Io rivolgo il mio pallone. Perché sta sto cazzo di pallone? Mamma mia. Cavolo, Enzo. Che bestia, raga. Che bestia, mamma mia. Avete visto? Gigione, che parata? Beh? Fratello mio. Oh! Minchia Batman, raga. Mamma mia, raga. Mamma mia, che azione. 10 minuti già 2-0. Ma boh. I? Voglio, si è visto. Batman, madonna. No. Eh sì, mi vuole fare il dribbling questo, abbiamo capito, vabbè. Questo non l'ho capito. C'è la palla lunga in avanti. Oh, ma fregato. Ehi, 2-1, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. È giusto. Ma si vedeva che doveva segnare, raga. Era scontato che segnasse là. Vabbè. Ho sbagliato io lì. Un gran tiro questo, proprio un gran tiro. Ma vabbè, Totti a fare il mediano. Anche a tutti dietro li ha messi, oh. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Ah, questo tu... riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Spazza via senza fronzoli. Allarga il gioco a destra. Shampara con grande sicurezza. Mohamed Salah. Guardate. Fidatevi. Pallone lungo in verticale. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. È incredibile sto gioco, Anio. È incredibile, Anio. È incredibile sto gioco. No. Guarda quei due fermi là, vabbè. Dai. Bisogna fare il terzo gol qua, raga. Proviamoci chiaro. Ecco qua. Ora lo fa il secondo gol. Ma che cazzo sto a dire? Cerca il passaggio profondo. Si ricomincia dal portiere. È occasione persa questa. Ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona. L'esecuzione un po' meno. Nico. Guardare la conclusione. Prova a giocarla in profondità. Matteus. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Mostrano un buon controllo del gioco. Pericolo. Scatella in avanti. Questa più sconfitta che vittorie, Nico. 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 Stai 2-0, stavi. Dai, rotti i coglioni tu questi dribbling, eh. Dai. Forza. Guarda quei due. Madonna mia. Madonna mia. Cerca lo spunto.
Giusto, è giusto. Da 2 a 0. Lucia, le tacche giù e io devo. Io no. Vabbè, va. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. L'esito di questa gara, secondo me. Perché la doveva dare prima la palla. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Cerca la porta. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ma qua deve fare per forza il fallo. Madonna, ma che palle, oh. Mohamed Salah. Gomez. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ottima giocata. Palla a Vieira. Mateus. Scholes. Vabbè. Fidatevi che questa partita, quando dicevo perché le conosco queste partite, raga, dai, si vede, dai, 2-0, abbiamo finito di giocare, dai. C'ha tutte le tacche giù e io non riesco ad attaccarlo, raga, ma vi rendete conto? Modo, prendo il 3-2, guardate. Sì, cipo. Non mi dica che fai il lancio. Ah, beh. Maldini, dove va? Guardate Maldini a lui. Ma cacca giù, cazzo, scusa, eh. Dai. Ma tutti lo dovresti farlo così di merda. Ma to che cazzo ha preso? Una parata fantastica. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Vabbè, questo non si prende, te, eh. Beh, e ho fatto. Vabbè, fammi stare zitto. Mateus. Perché ritardo a dare il pallone io? No, perché fuori gioco? No, perché? Un metro. Tirala, Nico. Tirala. Ma tu chiami Spigliat Buculacus? Gomez legge bene l'azione, blocca il pallone. No, 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 ma non devo tirare a giro con Umenic. Ma lo dimentico io sto fatto. Bomba! Ah, mamma. Ah, Orlando riesce a segnare sta partita, oh. Sì, quante sostituzioni fa, scus, boh. Vabbè. Sterling. Ma perché sei andato tu? Totti. Sicuro in fase di palleggio. Batman. Hanno iniziato bene il secondo tempo e sono in gol. Ora non Batman. Ci pensa lui.
Oh, fammi una bomba, ma... Oh, e che cazzo? Ma ci stai in porta questo? Oh. Che cazzo c'ha in porta questo? Oh. Messi. Eh? Oh! Chiudilo! C'è la palla lunga, avanti. L'ho data a lui. Devo prendere il gol, dai. Che vi ho detto io? È bello seguire una partita così, un colpo di scena dopo l'altro. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Sta facendo l'esultanza, ragazzi. Tripletta. Sta facendo l'esultanza. Che partita eccezionale la sua. Va bene. Ti stai facendo pure un trimone, eh? Col dito in culo. Complimenti. Complimenti. Guarda le tacche tutte giù, le ha messe. Dio, Dio santo. Bah. Vabbè, ma dai, vai a prendere il pallone dalla rete, dai. Ma questa calla freccia su, ma lo lascio. Ma la metti le tacche giù, vediamo che fai mo. No, Nico, no, no, ma almeno male. Ha rotto i coglioni sto, vabbè, eh. Ho tre quarti chi chiuna tu, cazzo. Dai. 101 Mbappé. Stanno bene però. Mettiamo Gigino qua. Mettiamo il buon Romario qui. Quindi facciamo così. Questo SP. Questo P. E andiamo così, dai. Andiamo? Giovane? Giovanotto, giovanottone, giovane, awe, namo, niente raga, non so che sta facendo, i cambi li ha fatti, boh. Minchia, tutto attacca giù, ciò. Eccolo Mario. Da lì può concludere. Oh. Oh. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Porca, chi ti strabbeva. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Vabbè. Casemiro. E vabbè, tre urpe del passaggio. Ma big gol. Come nel fuori gioco? Come nel fuori gioco? La mette in rete. E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovandola. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Prova con la palla lunga. Fa avanzare l'azione. Ma perché? Vabbè. Scodella in avanti. Ben fatto. Vabbè. Non è fallo quello. Non è fallo? Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis.
pezzo di merda. Guarda come vuole fare i falli, guardate. Che pezzo di merda, raga. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremo. Vabbè, niente, è andata, raga. È andata a puttane sta partita. Le muerte mia, la quarta di fila, bastarda, oh. Cioè, la vado pure a perdere, mo? Questa è pessima. Partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo. Questa è pessima. Cazzo, vedo qui. Questa è pessima. Ho fatto un altro buco, ne perché? I quattro punti di prima. Gli abbiamo regalato sto figlio di puttana. Perché è un figlio di puttana. Falloso di merda. Pezzo di merda. Ma vattene a fanculo, va. Ma vaffanculo, va. Sto gioco di merda. Ci vediamo al prossimo rinnovo partita. Trovato ultimo avversario di oggi. Vediamo che schifo esce. Merito campione. A posto, man. Dai, facciamo veleno pure oggi. Ah, vabbè, li lascio così allora. Dopo facciamo così, dai. Visto com'era, però sei partite, 235 sconfitte. Vabbè. Dai. Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare. Prendiamo le mazzate qui e salutiamo oggi il gioco. La vostra dolce metà.
Anche perché devo correre, porca puttana. Ah, questo è un altro che fa le finte, madonna. E vabbè. Ah, glielo dati a lui, perfetto. 1-0. Wow, guardate, guardate. Madonna mia. Vabbè, che cazzo devo dire? Ah. Quando chiama sicuro. Sto pensando a Gomez, un calciatore imponente dal punto. Ma gli dà una giocastra, ma. Fisico del genere è impossibile passare inosservato, ma quello che stupisce è la sua capacità di scattare in avanti quando la squadra parte in contropiede. Non è fallo. Vabbè. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. E trova il colpo bene. E c'è il gol. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Beh, qua mi vuole un po' concentrare, raga. Cristiano Ronaldo allarga il gioco. Queste fa le finte, guarda, 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 fa le finte. Ha spazio sulla fascia. No, col cross tu metti campione, non si può vedere, eh. Allontana il occhio al tiro. Col cross. No, vabbè. Gioca una palla lunga. Messi. Messi. Grande parata. Boh. Sulla traiettoria sventa un'azione rischiosa. Occasione per il contropiede. È riuscito a passare. Può tentare la conclusione. Gol della merda. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Sembra aver imboccato una direzione precisa. Ma dove cazzo gliela ti la fa? Mura chi te bei. Fai la finta. E dove vai? A fare il cross vuole andare. L'appoggio sulla fascia. A fare il cross. A fare il cross. Non ha trovato l'uomo. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Può provare. Scheggiato il palo. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso. È stato davvero sfortunato a prendere il palo. Palla in avanti verso il compagno. E perché? Se era la mia la palla. Perché? Eh? Vabbè, chi mi scrive Mbappé? Vabbò. Lungo passaggio in avanti. Scholes. Pallone lungo in verticale. Vabbè. Fofana. Allora ce l'ho pure io. Sicuri in fase di palleggio. Il pallone per Neymar. Da lì può segnare. No, vabbè, gol. E che fallo è? Dai, lui fa la finta, io faccio fallo secondo te. A Konami di merda, dai. A Konami di merda. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. C'è un bel pallone profondità. Eh? Vabbè, forse lo male centrale, non può stare. Neymar. E continua a fare le finte questa ancora, oh. Boh. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Romario. Ma vabbè. Strano che io prendo la palla, va a finire sempre a lui. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Cristiano Ronaldo. E gol, e gol, e gol, è giusto, è giusto, è giusto. E vabbè, è giusto. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva fare molto, molto meglio.
solo un gol adesso a separare le due squadre. La conclusione. E sono due pali già, vabbè. E sono due pali già, va bene. Guarda quanto è culo, proprio. Vedete i campioni come sono poi? Culi. Vedete? Vedete? Il culo li accompagna sempre all'Union. È inutile. Il culo è sempre dalla parte loro, raga. Guarda, guarda. Sta difendendo Coronado, guarda. Lancia il compagno in profondità. Il portiere dice di no. Che grande parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Allontana la minaccia. Prova il colpo. Cerca il tiro. Ma porca troia. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Primo tempo davvero interessante. Non l'ho visto, sto bruciato come tutti i bruciati di quel mondo erano. Difesa a 3, no. Dai. Che sta facendo? La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambi. Che sta facendo? Giochiamo? No? 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. E poi guarda, se andava bene la partita prima, guardate la quinta che dovevo beccare. Un merto campione, questo è pesto. Fino a ora non gioca Atman Ghiu. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco Romario. Mbappé. Romario. Vabbè. Voglia dava lunga a Romario. Ma perché gli ha dato a lunga a Romario se stava Holland là? Boh. Arriva Cristiano Ronaldo. Mostrano un buon controllo del gioco. Vabbè. Ciao, sì. Secondo tempo se ne va a puttana. Prova la conclusione. È sempre così, ragazzi. È sempre così sto gioco. È inutile, raga, è inutile. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà. Sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Guarda, raga, non la prendo più il secondo tempo la palla io. Guarda. Provo a giocarla in profondità. Ben fatto, è intervenuto. Non prendo più la palla, raga. Fidatevi. Non la prendo più. È così, sì, vabbè. Mamma mia. Questo era del culo se prendeva contro di me, raga. Fidatevi. Cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Vabbè. No, indietro non si può vedere sta cosa, eh. Ah, oh, ma guarda che cazzo sta a vedere questo. Penso che avessero ancora la testa nello spogliatoio. Con troppa facilità hanno subito gol ad inizio del secondo tempo. Adesso devono rifare tutto da capo. Prova a prolungare. L'azione si stava facendo pericolosa. E dai, guarda Holland, mo che doveva scattare non è andato, dai, ma che cazzo fai, oh. Classica. Lo sapevi che doveva fare la finta, raga. Picchiatilo in gusto, la mano. C'è la palla lunga in avanti. Fai esultanza, no, non ci credo. Sta facendo l'esultanza, raga, guardatevi conto quanto è bruciato questo. No, non ci credo, dai. L'esultanza. L'esultanza no, out of, raga. Avete visto come sono bruciati al cazzo questi? Mamma mia, quanti tossici ancora, quanti tossici che troviamo ancora. Mamma mia, raga. Mamma mia, tossici, tossici, tossici. Niente. Guarda, portiere, guarda.
Mamma mia, tu sei merda campione, eh? Sei un merda coglione, sei non merda campione. Sono tre. Va bene. Devono insistere. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi. Sembra che mister. Sono tre. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Ma pallone intercettato. Vabbò. Intervento davvero provvidenziale. Ottimo il fraseggio. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Insomma, qui doveva aia. Prendo rischi davvero inutili. Lungo passaggio in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Puttana. Guardate quanto è culo però, raga, là era fallo, dai. Cioè, gliel'avevo tolta, raga. Vedi quanto è culo, vedete? Questo è il culo, vedi? Rimbalzo, avete visto? Avete visto? E vabbè. Madonna, e cazzo, sei un merto campione. Allora, veramente che sei un merto coglione, dai. Merto coglione, no? Merto campione. E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto. Allora, speriamo che un mio follower. Bello full the metro caffè. Che gli ho dato del coglione. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Batman ci pensa sempre lui. Puttala. Hanno ritrovato la parità. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Certo che la vince. E conquista la palla. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Questo errore potrebbe essergli fatale. Vabbè, la mette in aria. La muerta, la mamma. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Passaggio in avanti. Roma, Madonna mia. La difesa non si fa sorprendere, spazza. La butta via. È andata, ragazzi, ci avevo creduto. Questo è PES. Pareggi con un coglione 600. L'analisi di questa gara qual è, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. E pareggi con un merito coglione. Diciamo, ragazzi, però l'ho massacrato, dai. Qua meritavo io di vincere. Ma mi ridai 4 punti di prima, pezzo di merda di gioco. Ah, me li tolti a me. Vabbè, dai. A Konami, babbattene a fanculo, va. Ah, vai a cagare, va, giochi di merda, dammi altri 5.000 per 4... Ah, no, non è, perché ho pareggiato 2, quindi devo fare. Vabbè, dai, raga, ci si vede al prossimo video. Che schifo di gioco. Ciao, ciao.